ammetto che ci troviamo in serio imbarazzo oggi a discutere delle istituzioni di giornate dedicate all'agricoltura, mentre chi lavora realmente tutti i giorni a tutela dei nostri territori e nei campi è costretto, anziché a lavorare, a protestare in strada. Voglio anche dire che dobbiamo smetterla di consentire a questo esecutivo di scaricare totalmente le colpe sull'Europa, perché è vero, l'Europa ha le sue colpe e non si può fare una transizione green sulle spalle degli agricoltori. Ma in un momento in cui l'Europa ha le sue colpe, cosa ha fatto questo governo? Ebbene, è sotto gli occhi di tutti che questo governo, così come ha fatto cassa sui pensionati, ha fatto cassa sulla sanità, ha fatto cassa anche sugli agricoltori. E è un dato di fatto, non lo stiamo dicendo noi questa mattina, è un dato di fatto che le tasse sugli agricoltori ammontano a più di 1 miliardo di euro. Noi lo abbiamo visto, lo sapevamo che prima o poi sarebbero scoppiati, perché è chiaro che se si va a fare cassa in un momento in cui l'Europa ha le sue colpe e questo governo va a tassare per oltre 1 miliardo gli agricoltori, sono costretti, anziché ad avere i trattori nei campi, a portarlo in strada. Credo che sia difficile per questo governo ammettere le proprie colpe, ma almeno su questo, almeno su queste persone che sono giorni e notte che stanno in strada, fate ammenda, approvate quest'ordine del giorno e ripristiniamo la detassazione dell'IRPEF e diamo un segnale a questi agricoltori su dei temi importanti, ridiamogli fiducia. Ed è vero che in Europa ognuno di noi deve fare la propria parte, ma iniziamo a far sì che questo esecutivo la propria parte la possa iniziare a fare dall'Italia. Grazie.